Grazie mille. Questo era il primo pezzo, si chiamava Yellow Coffee Cup, è un mio brano che ho scritto qualche anno fa e niente, parla un po' di me. Che dici? Nulla, quello che avete sentito. Perché io adoro il caffè e poi adoro il giallo, come tutti i miei amici sanno, e ho dei pantaloni gialli fantastici e quindi era un po' il racconto di come sono fatto. Non sono un grande oratore. Bello però. E che cosa ci suonerete stasera? Allora, questa sera abbiamo portato una selezione di brani originali nostri e alcuni miei, alcuni degli Stefani, quelli che sono qua, gli altri non hanno voluto contribuire. E nulla, facciamo appunto dei pezzi originali scelti per l'occasione, adattati al trio, perché di norma sono scritti per altri gruppi più grandi e spero vi piaceranno. Il prossimo è sempre mio, si chiama Pescadores de Canções, è portoghese, vuol dire pescatori di canzoni. Thank you.
Grandi, raga. Ripeti il nome di questo pezzo. Come si chiamava? Questo pezzo? Sì. Pescadores Gicansois. E questo ha una provenienza, L'ho scritto durante la quarantena, la prima, un anno fa, e l'ho dedicato a delle mie care amiche brasiliane per questo titolo. Che questa è la storia. È abbastanza. Okay. Ok, come andate avanti? Con un brano di Stefano, quello di qua, alla mia destra. Oh yes. Che si chiama Sardinian Night. Yeah. Chissà cos'è successo. Thank you.
Stefano Zambon al contrabbasso e a Sardinian Nights. Chissà cosa è successo, eh? No, vuoi raccontare? Di che ero per le... non si sente. Vai, vai. Si sente. E... forse sì. Momento televisivo straordinario. Esatto. Era solo per togliere ogni dubbio dalle menti dei malpensanti. Era ispirato a due settimane fantastiche passate in Sardegna a Nuoro con un sacco di musicisti jazz. Quindi sì, niente, così. Esatto. Però bellissimo. Grazie. Tu ne sai qualcosa? Vuoi dire la tua? No, ok. Va bene. Continuiamo con un pezzo di Stefano, visto che vi piace un sacco, che si chiama I Just Want to Help, Please. Giusto? Questo è quello dopo le notti. Esatto. Sardegna. Prego. Thank you.
Grazie. Dica. Niente, c'era Fabio D'Annunzio che mi premeva qua dietro, che aveva delle domande da farvi. Ma smetti? Cos'è che volevi chiedere prima? Che continuavi a fare così? Ma cosa stai dicendo? Siete bravissimi, ragazzi. Sei bellissimo. Non è credibile. Non è proprio credibile. Va bene, continuiamo invece con un pezzo di Stefano, quello di qua, Grasso. Stefano, quello di qua. Che si chiama Zuzu. E prima mi hanno detto che è l'ultima parola del vocabolario. No. È vero? No. Zuzzerellone è l'ultima parola del vocabolario. Zuzu è l'inizio dell'ultima parola del vocabolario. A posto così. A posto così. Thank you.
Stefano Grassa alla batteria e a Zuzu. Posso rompervi? Ne abbiamo due, non esagerare. No, giusto una domanda su questo trio che voi avete già da tempo, vi siete formato ieri. C'è un no che... ormai devi rispondere tu. Ah sì? Beh. No, non ci siamo formati ieri. No, vabbè, come diceva Gianluca... Però devi fare la domanda, quindi falla pure. Vi siete formati ieri? No. No. Ok. No. Quindi questo è... Come... Ci siamo conosciuti in un gruppo... No, noi suoniamo insieme in diversi progetti da diversi anni, quindi tra di noi ci conosciamo molto bene musicalmente e anche umanamente. Però musicalmente parlando abbiamo deciso di suonare in trio così, anche suoneremo in trio prossimamente tra un paio di settimane e tra un mesetto anche. Perché comunque... c'è sintonia e quindi la musica si riesce a montare molto spontaneamente, facilmente, e quindi subito si riesce a creare qualcosa con il materiale che abbiamo portato, e quindi il trio è nato per questa ragione, ecco, perché c'è una grande intesa musicale umana tra di noi. Vabbè, sì, era la spiegazione. No, era ho, anche studiato, ho studiato, ho studiato per rispondere alle tue domande. Oltre che bello, era anche vero quello che hai detto. Anche... Comunque mi piace l'idea del trio senza armonia. È anche a noi. Dopo questa andrei avanti, a posto. Abbiamo detto necessario. Beh, comunque non c'è bisogno di spiegarlo quello che ha detto lui, e già lui non aveva bisogno di dirlo, però in effetti è così, cioè noi ci troviamo super bene assieme. E quindi cerchiamo sempre di sperimentare pezzi nuovi nostri per cercare di suonarli come piace a noi e con la nostra maniera, in poche parole. Anche come piace a voi. Questo, speriamo. Questo, aspetta un attimo. Che... Vi piacciono? Sì! Non ho sentito bene! Cosa? Sì, signor capitano! Ok. Allora continuiamo con un pezzo mio che si chiama Lost Spring, che ho scritto anche questo durante la scorsa quarantena. E appunto il titolo descrive la primavera che abbiamo perso. Thank you.
Thank you.
Grazie, questo era un pezzo invece di Stefano Grasso che si chiama They Say Nothing Stays the Same. È uno scioglilingue. Cosa puoi ripetere? Okay. Due volte di fila. Ci riprovo. They Say Nothing Stays the Same, They Say Nothing Stays the Same. Grande. Fu così. E noi avremmo finito, magari vi facciamo un ultimo pezzo se proprio lo volete. Se proprio devi. Lo volete? Quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Va bene. Fabio, qua dietro, tanta roba. Allora, alleggeriamo questo saluto, perché sennò gli addi sono tristi e si piange, con uno standard molto famoso che si chiama T42. Oh yes.
Vi presento il gruppo: Stefano Zambon al contrabbasso, Stefano Grasso alla batteria, io sono Gianluca Zanello. Le composizioni erano di tutti, grazie dell'invito. Ma di che pubblicità è? Cos'era questa? No, ragazzi, c'era una roba. Gianluca Zanello Trio. No, il tè, che pubblicità era? Dai. Ah, sì, della Bel Tè. Certo. Qual era? Ma noi la suoniamo solo per quello. Infatti, cos'è? Bel Tè, più buono al mondo non c'è. Siete sponsorizzati. Siamo obbligati a suonarla. Dovete risuonarla ancora, però. Bis? Ah, bis. Ma, sì, no. Che bis facciamo? C'è Fabio che vuole il bis.
buono proprio non ce n'è, incredibile, hanno scelto uno standard. Hai capito? Eh sì, bel tè, più buono. È questa qua, no? Facciamo queste cose. Va bene, facciamo un altro pezzo, che è un altro standard molto famoso di Thelonious Monk, che tutti qua adorano, lo facciamo per quello, ce l'hanno chiesto prima almeno in 10, per favore, quindi lo facciamo, si chiama Ask Me Now, e lo facciamo, è una balla in realtà, noi la suoniamo come prima, come il pezzo di prima, perché vogliamo farlo uguale, allo stesso tempo, va bene? Sì, esatto. Thank you.
Stefano Grasso, Stefano Zambon, Gianluca Zanello, grazie. Grazie a voi, grandi ragazzi.